interessante cartolina culturale marcianese. Insieme a Michele Capoccia andiamo alla scoperta di Palazzo Pietro Marchi. Troviamo nella piazzetta San Giovanni, nel centro storico di Marciano e nel centro geografico di Marciano. La piazzetta è dominata da Palazzo Pietro Marchi, uno splendido complesso monumentale stretto tra la chiesa di San Giovanni Battista e il municipio di Marciano. La struttura attuale di Palazzo Pietro Marchi è frutto di una storia molto antica. Esso infatti nasce come fortilizio, come maschio difensivo, quando queste terre furono infeudate da Ottone II a Cadolo dei Conti Bulgarelli di Marciano intorno all'anno 1000. Poi, attraverso diversi passaggi di proprietà, esso piano piano acquista la struttura attuale, con il cambio di destinazione d'uso, diciamo, nel 500, quando queste terre vengono conquistate totalmente dal potere papale e quindi viene meno la funzione difensiva e la struttura diventa così una residenza gentilizia. Sappiamo infatti che il palazzo appartenne ai conti di Marciano fino al XV secolo, quando passò ai Baglioni di Perugia, che lo tennero fino al XVII secolo. Successivamente divenne proprietà dei Rossi Leoni e fu acquistato poi nel 1794 dalla famiglia Massini di Marciano. Il palazzo allora in quel periodo consisteva in due corpi che erano uniti da un ponte. Il palazzo, che ospita oggi il Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte, ha subito nel corso dei secoli numerosi passaggi di proprietà e numerose modifiche alla sua struttura. È del 1905 la sistemazione palazziale unitaria, compiuta dal conte Pietro Marchi, che realizza quindi la galleria e le decorazioni interne e chiude però il passaggio, ovvero il collegamento fra la piazza del Comune e la piazza del Mercato. Nel 1958 il palazzo viene dichiarato dal Ministero per l'Istruzione di particolare interesse storico.